Ma com'è bella come cosa che io ho fatto una live su questo esatto argomento, solo che mi sono dimenticata di segnarmi i titoli che ho elencato, la live è saltata, quindi ho passato 40 minuti a ricercare nella cronologia le schede di Goodreads che avevo aperto durante la live, così da avere la lista effettivamente dei titoli. Una grande dimostrazione di intelligenza da parte mia. Salve a tutti ragazzi, io sono Arena, benvenuti in un nuovo video e sul mio canale. Oggi l'illuminazione è bizzarra, ma ce lo teniamo così, tanto è un video molto basic, ovvero andiamo a capire cosa esce l'anno prossimo come titoli, ovviamente sul panorama inglese, perché io sempre a quello mi riferisco, anche perché sapere cosa verrà pubblicato in Italia un anno prima è un'utopia inarrivabile. Tra l'altro sappiate che l'anno prossimo non viene pubblicato praticamente nulla, ho segnato veramente pochi pochi titoli, ci sono pochi seguiti a cui sono interessata, non riesco a pensare più di due titoli a cui sono interessata, quindi sarà un anno di recuperoni, però magari del mio piano di letture per l'anno prossimo ne parliamo o a fine anno o ad inizio anno nuovo, anche se in teoria l'anno prossimo dovrebbe essere un anno di grandi cambiamenti per me, quindi vediamo un po' dove mi porterà la mia vita. Quindi, cosa andrò a fare oggi? Vi andrò ad elencare tutti i titoli che sto tenendo d'occhio in uscita per l'anno prossimo e considerando che faccio sempre video lunghissimi, è inutile fare video lunghissimi e l'argomento non è così complesso da introdurre, iniziamo subito. Iniziamo subito da una duologia che esce completa, primo e secondo volume l'anno prossimo. Il primo volume esce a marzo, mentre il secondo esce ad agosto. Sto parlando della duologia di The Book of Tea, in particolare A Magic Steep in Poison e, come si chiama il secondo? Non me lo ricordo. A Venom Dark and Sweet. A parte avere due copertine che sono due capolavori, vi prego, vi scongiuro, vendetemi queste copertine come stampa. Datemi la possibilità di acquistarle, le voglio mettere sullo sfondo di camera mia, voglio farci dei quadri perché sono bellissime, secondo me. Questa duologia presenta delle tematiche e delle dinamiche abbastanza comuni nel target e nel genere, nonostante questo ci sono degli elementi che me lo rendono particolarmente interessante, in particolare il collegamento con la cultura cinese e la cultura del tè. A me il tè non piace, ma tutto quello che c'è attorno è incredibilmente affascinante. Infatti in questo caso noi ci troviamo davanti a Ning, questo è l'unico tipo di video in cui cerco di darvi un paio di riferimenti di trama, perché effettivamente non sappiamo nulla di questi libri. Ning deve partecipare a una competizione per diventare praticamente maestra di tè, qualcosa del genere, per la principessa del regno. Infatti, in questa realtà il tè non è che dona dei poteri, ma se ho capito bene, dovrebbe influenzare le persone che lo bevono. Quindi essere in grado di miscelare il tè, di scegliere accuratamente le piante, ti permette appunto di influenzare le altre persone. Quindi lei deve partecipare a questa competizione così da chiedere un favore, vincerla ovviamente, così da chiedere un favore alla principessa per poter salvare la sorella. Infatti la sorella è stata avvelenata e lei vuole trovare la cura. Sembra incredibilmente interessante, le copertine sono disumane, escono il primo e il secondo volume a pochi mesi di distanza, assolutamente lo recupererò. Libro fantascientifico con una trama abbastanza basic è Some Desperate Glory, di cui non c'è ancora la copertina. In teoria dovrebbe uscire l'anno prossimo, però non c'è una data di uscita, quindi magari non uscirà l'anno prossimo. Sono interessata a questo libro non tanto per la trama, che sembra. In teoria so che ci sono due fratelli, lei che vorrebbe fare la guerriera, però il fratello viene condannato a morte, non ho capito bene per quale motivo, e lei invece praticamente le viene dato un destino che deve produrre bambini per la colonia, presumo, dato che il contesto è la terra è morta e noi siamo su, siamo i sopravvissuti. Penso che sia quello, loro decidono di fuggire. Comunque potrebbe essere molto figo, come potrebbe essere assolutamente noiosissimo. Questo libro mi interessa perché è stato scritto da Emily Tesh, che aveva anche scritto due racconti, due libri brevi che avevo letto 2 anni fa, ovvero Silver in the Wood e Drone Country, che mi erano piaciuti molto, mi è piaciuto molto il suo stile di scrittura, quindi diciamo che sono abbastanza interessata a leggere un qualcosa di più lungo da parte sua, quindi vedremo.
Altro libro che mi interessa, uscirà nei prossimi mesi perché uscirà a fine gennaio dell'anno prossimo, è The Red Palace di June Hoare. Io conosco l'autrice perché avevo iniziato a leggere The Forest of Stolen Girl, che non ho mai finito, ma non perché per un problema dell'autrice, ma perché non era il momento, quindi magari lo finirò più avanti. E come stile mi stava piacendo veramente tantissimo, era molto atmosferico, mi teneva abbastanza incollata, nonostante non fosse minimamente il mio genere. Anche in questo caso non è minimamente il mio genere perché dovrebbe parlare di intrighi a palazzo in Corea. Dovrebbe anche prendere un po' di ispirazione come base dai K-drama storici, quindi so che è un argomento che interessa moltissimi, quindi nel caso vi possa interessare, The Red Palace esce a fine gennaio, il 25. Libro che mi avete fatto scoprire voi in live e che mi ha immediatamente catturato è Scorpica. Ci troviamo in una società matriarcale in cui sono le donne a comandare da secoli, dopo per un periodo di pace lunghissimo, però da qualche generazione. Non nascono più bambine, non nascono più bambine, e questo è un motivo di grande crisi ovviamente per il paese, e noi seguiamo il racconto, le vite di diverse figure femminili all'interno di questo mondo. Interessantissimo, dovrebbe essere un esordio, se ho capito bene, o bene bene o male male. Non vedo l'ora di averlo tra le mie manine. In teoria ho richiesto un ARC, cioè una copia avanzata, ma non me la daranno mai. Altro libro di cui sappiamo pochissimo e mi ha catturato sia la copertina che l'autrice è Her Majesty's Royal Coven. Non vi dico la trama perché non si sa praticamente nulla, dovrebbe appunto parlare di maghi, di Juno Dawson. Juno Dawson è l'autrice di questo libro, è gay, io però l'ho conosciuta per Wonderland, che è un suo libro di narrativa generale che mi ha piaciucchiato, e quindi appunto voglio vederla alle prese con un fantasy per adulti, con il suo primo fantasy per adulti, se non sbaglio. Tra l'altro la copertina è fighissima. Perché voi dovete sapere che il rosa shocking, anche se questo qua è più un magenta, è tra i miei colori preferiti. Amo tantissimo il colore. Chiaramente aspettiamo anche la pubblicazione di Nona la Nona, titolo più bello di sempre, perché secondo me anche perfettamente in linea, perché comunque la saga è un po' un meme, quindi Nona la Nona ci piace, di cui non si sa ancora nulla. Sappiamo che esistono delle bozze che qualcuno ha in mano. Anche perché questo libro dovrebbe esistere da qualche parte, dovrebbe uscire ad autunno 2022, spero. Spero, perché altrimenti piango e muoio. Grazie. Libro che ho scoperto in live, ma che devo dire non mi ispira troppa fiducia. Dovrebbe essere un'unione tra distopico, tra un po' fantascientifico, fantasy. Non ho capito, c'è gente con dei poteri, tra cospirazione e crimine. Ci sono tante cose, può essere veramente figo, ma può essere anche molto molto poco interessante, molto poco riuscito. Sto parlando di Heartflown di Frances Wren. C'è anche segnato il nome di un illustratore su Goodreads. Non penso sia un libro illustrato, penso che però sia chi ha disegnato questa splendida copertina, che a me piace tantissimo, è quella che ha catturato immediatamente il mio sguardo, perché io sono una persona attratta dalle copertine fighe, in particolare attratta dalle copertine strane, e questa è una copertina abbastanza strana. Quindi lo leggerò, dovrebbe uscire nell'estate del 2022, quindi verso metà dell'anno scopriremo com'è. Libro di cui non si sa assolutamente nulla, letteralmente c'è solamente la data di uscita su Goodreads, ovvero The Cistern di Susanna Clarke. Non si sa niente, nulla, non si sa la trama, non si sa la copertina, non si sa di che parla, nulla, però è Susanna Clarke. Dopo Piranesi mi leggerò questa, la cisterna, cistern, presumo sia cisterna. Altro libro che mi interessa per motivi un po' strani è A Taste of Golden Iron. Tra l'altro, basta, vi prego, scrivere titoli con questa struttura, non ce la faccio più, non è più divertente, non vuol dire nulla, basta, cioè vi scongiuro, basta. Questa copertina un po' particolare, cioè che a me piace, però mi fa anche un po' ridere, non so perché mi fa ridere, però va bene. La trama di questo libro non è
nulla di che, è molto basic, o penso di aver letto parecchi romance e parecchie fanfiction. Ricordate questa informazione tra 2 minuti, più o meno con queste stesse dinamiche, però se ho già letto così tante cose con questa dinamica, vuol dire che questa dinamica mi piace, quindi perché non leggerne un'altra ancora? In questo caso questo libro uscirà il 21 giugno del 2022, non vi racconto particolarmente la trama perché, cioè, presumo sia una specie di romance essenzialmente, cioè sarò molto stupita se effettivamente ci sarà della trama. In teoria è uno dei due protagonisti che deve fare una prova, deve provare di essere fedele alla sorella che è la regina e viene affiancato da un altro che deve fare da guardia del corpo. Appunto, non so quante storie avrò letto con questa trama, però se ne legge un altro. Libro scritto da Alexandra Rowland, che ha scritto anche A Conspiracy of Truth, di cui io però ho letto solo fanfiction perché scrive nel fandom di Modao Zushi, se ho capito bene, ed effettivamente ho letto tantissime fanfiction sue e quindi ora bisogna leggere anche uno dei suoi libri pubblicati. Altro seguito che mi interessa è The Hourglass Throne, che doveva uscire questo inverno e non è uscito, uscirà l'anno prossimo. Terzo libro della saga di The Last Sun, che mi era piaciuto tantissimo l'anno passato, è una serie urban fantasy che si basa sugli arcani maggiori. Mi è piaciuto veramente veramente tanto, non vedo l'ora di leggere il terzo, anche perché in teoria è una saga di 9 libri e io vorrei finirla prima di morire, quindi per favore, pubblica, quindi non vedo l'ora di leggere, di avere le mie manine sopra. Già non vedevo l'ora di leggerlo quest'anno, figuraci l'anno prossimo. Altro libro che mi interessa molto e che ho scoperto veramente da poco è Wrath Goddess Sing di Maya Deen, che è un libro che è un retelling di Achille, però per una volta non ci troviamo davanti ad Achille e Patroclo. Infatti, in questo caso abbiamo una visione diversa di Achille, abbiamo una visione di Achille come donna trans con un nuovo corpo donatole da Atena, in particolare relativa alla parte del mito in cui Achille si veste da donna per sfuggire al partecipare alla guerra di Troia. In questo caso, appunto, abbiamo una rilettura queer, però diversamente queer del mito. In questo caso dovrebbe avere un rapporto di amore e odio con Elena, figura che io adoro incredibilmente, sia perché lo metto in parte mia omonima, sia perché secondo me è una figura veramente affascinante che è poco stata affrontata nei retelling del mito degli ultimi anni, quindi il libro che mi interessa veramente tanto ha una copertina assurda, una visione particolare appunto della figura di Achille che in genere anche nei retelling è sempre associata a Patroclo. Giustamente, perché effettivamente è il mito, però in questo caso abbiamo un'altra visione. Altro libro che aspetto è We All Fall Down di Rose Szabo, non so come si pronuncia questa cosa, che ha una copertina bellissima. Questa è forse tra le copertine più belle che sono in questo video, mi dà tantissime vibrazioni Sei dei Corvi, anche se in teoria la trama non dovrebbe centrarci nulla, perché siamo in un mondo in cui la magia ormai è secondaria, non esiste quasi più, e in teoria questi quattro protagonisti, contro la loro volontà, vengono presi come quattro figure che devono rappresentare quattro archetipi della mitologia del libro. Appunto, devono fare una specie di rituale per far tornare la magia, e quindi c'è questa contrapposizione che mi piace da morire. La copertina è fighissima, e quindi si legge e uscirà il 7 giugno 2022. Ultimo libro che mi interessa, su cui non ho grosse aspettative, è Daughter of the Moon Goddess, che uscirà l'11 gennaio, quindi tra pochissimo. Anche in questo caso, libro fantasy ad ispirazione con la mitologia cinese, in teoria dovrebbe riferirsi al mito di Chang'e, e niente, lo leggerò. Ha una copertina carina, ne escono parecchi un po' con questo stile fantastico, quindi ottimo. Diciamo che non sono così entusiasta perché la trama non mi intriga particolarmente, però ormai sono su questo enorme filone di libri ispirati alla mitologia e alla storia cinese, quindi non potevo esimermi dal recuperare anche questo. Ultimo libro di cui mi stavo quasi per dimenticare di parlare, perché l'ho scoperto tipo 5 minuti prima di girare, è l'ultimo libro del contratto con Thor di Clun, ovvero In the Lives of Puppets,
che è un retelling di Pinocchio, che conoscendo Clun sarà completamente fuori di testa. In teoria c'è un Rumba, cioè un Rumba è un personaggio, quindi... Vabbè, ma io personalmente non mi sorprendo più, anzi, voglio sempre scoprire qual è la nuova cosa strana che infilerà nei libri, come se ce ne fosse una sola. Comunque, diciamo che però io non so, cioè, non sono così felice perché a me non piacciono i retelling. Quelli del mito sì, ma in realtà i retelling non mi fanno impazzire, in particolare quelli legati alle fiabe. E soprattutto a me Pinocchio piace molto, l'ho letto quando ero piccola e inoltre io vivo abbastanza vicino a Collodi, sono andata anche più volte al parco di Pinocchio, anche se l'ultima volta che ci sono andata è ancora aperto, è ancora in piedi il parco di Pinocchio a Collodi. Comunque diciamo che sono molto legata alla storia di Pinocchio, che mi è sempre piaciuta tantissimo, alle superiori l'ho anche studiata. E quindi diciamo che i retelling di questo libro mi lasciano sempre un attimo così e niente, scopriremo dopo tutto è Clun. Anche se però devo dire che tra tutti gli autori che conosco, forse Clun è quello secondo me più adatto per scrivere un retelling di Pinocchio, perché vabbè, dubito profondamente che prenderà l'effettiva storia di Pinocchio, perché prenderà l'idea e il concetto, però effettivamente il libro di Pinocchio è molto fuori di testa di per sé, cioè succedono delle cose assurde, ma ovviamente Pinocchio è una delle storie più famose al mondo. Tra l'altro io non mi piace nessun film di Pinocchio, spettacolare, e quindi diciamo che forse Clune potrebbe essere in grado di portare avanti l'assurdità della storia di Carlo Collodi. Comunque queste sono le uscite del prossimo anno su cui io ho più o meno aspettative. Devo uscire tipo anche il terzo di Chain of Gold che leggerò, il nuovo della Masse che non so se leggerò, non penso, dipende, cioè perché il primo di Crescent City è stato veramente pesantissimo. Non mi sembra debba uscire altro di autori che hanno saghe in corso. Diciamo che questi sono un po' titoli anche abbastanza freschi perché sono quasi tutti inizi di serie oppure autoconclusivi, ci sono veramente pochi seguiti, appunto mi viene in mente solamente Nona la Nona e The Hourglass Throne. Nel caso io mi sia persa qualcosa e volete consigliarmi un altro titolo, vi prego qua sotto, tanto poi nel caso condividerò con voi una TBR aggiornata su Instagram probabilmente, nel caso voi mi consigliate qualcosa di molto interessante, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!